nella Michelangeli. E, visto che stiamo concludendo, volevo fare un intervento che secondo me in quest'ambito, forse rappresentando le persone con disabilità, sono una mamma di un ragazzo disabile, mi sento di dire, cioè i governi passati hanno tagliato del tutto il fondo per le non autosufficienze, e questo secondo me uno Stato che non pensa ai più deboli non è degno di essere uno Stato civile. Deboli io non intendo solo i disabili, perché poi disabili ci possiamo diventare tutti, ma anche i più deboli, gli anziani, i minori che non hanno famiglia, cioè uno Stato che non pensa ai più deboli e taglia il fondo delle non autosufficienze, vuol dire lasciare per strada famiglie con malati di SLA, che davvero è un peso enorme da portare. Allora perché la gente deve essere sola, lasciata sola? Io in questi anni, mio figlio ha 18 anni, tra un po' me lo porta un assistente della cooperativa, quindi io sulle cooperative so tutto, ho vissuto la 355, la delibera sull'assistenza domiciliare, e so che ultimamente hanno fatto una modifica al testo per dare un po' di più agli operatori, perché giustamente gli operatori sono sottopagati. Non è stata condivisa con le parti sociali della disabilità, quindi non si sa che cosa hanno combinato e non si sa dove poi hanno preso questi fondi per fare questa modifica agli stipendi degli operatori, perché quando è stata fatta la 355 e governava Le Manno, e quindi la fece il Dipartimento Solfanelli la Belviso, praticamente furono tolti a noi i soldi, cioè ci furono diminuite le ore di assistenza domiciliare per dare l'aumento agli assistenti. Questa è la nuda e cruda realtà. Quindi io dico, un occhio attento ci vuole per il terzo settore, perché è quello che noi c'entra dentro casa, cioè le cooperative sono essenziali per noi familiari, perché altrimenti non potremmo poi fare una vita normale, no? Come tutti gli altri, perché effettivamente la situazione è più disagiata. Quindi lì dove si convogliono milioni e milioni di euro è un terreno logicamente molto fertile per le infiltrazioni mafiose di ogni genere, e lì ci vuole più attenzione. Il trasporto per i disabili, già glielo accennava Marcello, c'è in ballo il nuovo bando, e quello che c'era era valido fino al 2020. Perché è stato fatto un nuovo bando allora? Che cosa ci sta sotto la questione del nuovo bando per il trasporto dei disabili? Quello è un bando da 18 milioni di euro all'anno, quindi non so soldarelli, sono soldi che tutti voi, tutti noi tiriamo fuori con le tasse. Allora, siccome li tiriamo fuori noi, ci vuole un'attenzione maggiore, ma proprio maggiore, e poi questo fondo deve essere rimesso, perché non è giusto che la gente paga le tasse e i più deboli poi se la devono cavare da soli. Grazie.